Salve cari amici, eccoci giunti alla ottava parte di questa serie di video dove appunto stiamo trattando l'argomento che riguarda l'ufologia, un argomento ormai molto in voga non solo nel bel paese, come già detto nei video precedenti, ma che abbraccia ormai tutto il pianeta Terra. Bene, sono circa 70 anni che questo argomento ha cominciato a prendere piede, tant'è che si dice che l'ufologia nasce nel 1947, data tra l'altro molto importante e anche profetica. Insomma, il 47-48 è profetica per una serie di situazioni che comunque abbiamo già trattato nei video precedenti. Benissimo, come sempre vogliamo riservare i primi 3-4 minuti al riassunto di quello che normalmente si tratta in questa serie di video. Lo faremo in modo molto pragmatico, quindi succinto. Benissimo, abbiamo parlato della relazione che vi è tra appunto l'ufologia con con altri mondi. Vogliamo ricordare che l'ufologia ha più sfaccettature, poi adesso ci arriviamo. Comunque, la relazione nasce ormai situazioni che sono molto antiche, tra cui appunto l'induismo. Quindi abbiamo l'induismo, poi dall'induismo si passerà alla New Age o Nuova Era, che praticamente non è altro che gnosticismo, che a sua volta, lo gnosticismo, vogliamo ricordare, è il fondamento, della massoneria. Cosa dice sostanzialmente la New Age o lo gnosticismo? È molto complesso, gloria a Dio, ma insomma uno, diciamo, dei punti o dei pilastri principali è quello di dire: guardate che Dio è dentro di voi, cerca Dio dentro di te, cerca il bene dentro di te, tu sei Dio, tu sei un Dio. Ecco, questo è uno dei pilastri principali della nuova era o della New Age. Poi dalla New Age si passerà appunto all'ufologia vera e propria, quella che si dichiara tale e che a sua volta dice, no, di non essere assolutamente involucrata, con mondi oscuri, mentre invece poi andiamo a vedere che tutti questi mondi appena accennati, questi tre mondi, hanno come fondamento molte pratiche esoteriche, scrittura automatica, sedute spiritiche, meditazione trascendentale, il contattismo, quindi il contattare o l'essere contattati, quindi contattisti, canalizzatori, che nel mondo della stregoneria, ma magari hanno altri nomi, si chiamano medium. Gli cambiano il nome come fanno oggi nel mondo, no? Praticamente le guerre non vengono più chiamate guerre, ma si chiamano azioni di pace. Insomma, ti fanno una sorta di lavaggio di cervello. Benissimo. E poi finalmente c'è lo yoga, c'è il kundalini. Insomma, tutte queste cose le abbiamo trattate nei video precedenti. Soprattutto il video 1 e 2 lo dedichiamo appunto alla visione di tutti questi mondi e dimostriamo come lo yoga, il kundalini, la scrittura automatica, la meditazione trascendentale, le sedute spiritiche. Vi facciamo vedere i filmati dove gli ufologi contattano degli extraterrestri, dove le persone vengono possedute da questi extraterrestri e insomma tutte quante le similitudini che poi si concretizzano appunto con il mondo oscuro. Un'altra sfaccettatura di questo mondo ufologico è quella di dire che nella Bibbia c'è Dio, ci sono gli alieni, è quella di dire che appunto nella Bibbia non c'è Dio e quindi che ci sono gli alieni. Ovviamente loro non si presentano, questa ultima sfaccettatura, no? Non si presenta come un movimento ufologico, piuttosto come un qualcosa. Loro si definiscono liberi pensatori, ma in verità non sono liberi, perché comunque stanno seguendo il pensiero di qualcun altro. Quindi lì di libertà proprio non c'è niente. Quindi non sono liberi pensatori. E quindi vanno in giro predicando il Dio alieno nella Bibbia, che vogliamo
sottolineare ulteriormente, come facciamo in quasi tutti i nostri video, che quando diciamo il Dio alieno nella Bibbia non vogliamo riferirci a un personaggio in particolare del bel paese o altrove, e piuttosto vogliamo riferirci a una situazione mondiale che si sta concretizzando da molti decenni, da circa 70. Ecco, questo è molto importante. Benissimo, allora, queste persone non hanno nessun riconoscimento di nessuna comunità internazionale, scientifica, niente, e quindi per anni hanno sempre portato avanti un sito, un forum, come biglietto da visita, perché non hanno, molti di questi non hanno neanche una laurea, tantomeno un dottorato, e poi insomma si mettono a fare a dire cose e a far dire cose alla Bibbia che questa in verità non ha mai detto, né diciamo nelle traduzioni normali, che sono fatte benissimo, e che le persone vi dicono non c'è scritto questo nella Bibbia, persone che addirittura non sanno niente del linguaggio biblico, ma per sentito dire dicono sciocchezze. Persone con la terza media, con la quinta elementare, con un diploma, che non sanno niente. Poi invece chi ha fatto studi accademici, chi ha fatto l'università, chi ha preso i dottorati, chi fa le traduzioni, tutti questi a livello mondiale con lavori approvati da comunità scientifiche internazionali, tutti questi non capirebbero niente. Benissimo. Sappiamo che ormai il mondo si è rigirato. Alla fine hanno organizzato una pseudo riunione con alcuni esponenti, chiamiamo diciamo dei cristiani, che hanno una cattedra o qualche altra cosa, e per non perdere sta cattedra si sono venduti alla massoneria e hanno rinnegato il Dio, proprio palesemente. Di questo ne abbiamo parlato nel video numero 3. Mentono spudoratamente, vi dicono che nelle varie, diciamo, ci sono diciamo migliaia di manoscritti. La Bibbia vanta, è l'unico libro al mondo che vanta una documentazione che non ha pari. Ci sono circa 5.740, almeno fino al 2005, manoscritti del Nuovo Testamento, più altrettanti dell'Antico, per più di 10.000 manoscritti, più citazioni, storici che ne hanno parlato, padri della Chiesa, altre decine di migliaia diciamo di libri subito immediati, poi non parliamo insomma di tutta la parte dei frammenti eccetera eccetera, insomma tutte queste diciamo prove, ok, loro non le prendono in considerazione e dicono: sapete che tra diciamo un testo e l'altro vi sono 1.000 divergenze. In verità sono 6-7 massimo, che possono arrivare a 800, però non vi dicono, ok, non vi dicono che queste divergenze tra questi manoscritti originali influiscono, vanno a cambiare nel contesto, il contesto, dello 0,234%, quindi niente, non vanno a cambiare niente il contesto. Inoltre non vi dicono che sono cose talmente irrivelanti che praticamente che cosa succede? Che si concretizzano in un totale di più di 3.500.000 lettere o consonanti nell'Antico Testamento. Quindi facciamo finta, come dicono loro, che non sono 600 o 700 e che sono 1.000. Okay? Quindi facciamo finta che è vero, che non è vero, comunque facciamo finta che sono 1.000. Ok, 1.000 diciamo divergenze su quasi 3.600.000 consonanti che a sua volta influiscono lo 0,34%, sono veramente un granello di sabbia in mezzo a una spiaggia. Niente, non sono niente. Benissimo. Abbiamo letto i testi originali, continueremo insomma avanti per questa strada. Ok, perché è giusto che la menzogna venga smascherata. Benissimo. Come già detto, non hanno nessun riconoscimento di alcuna comunità scientifica internazionale, e ovviamente poi le persone che seguono questi ufologi, perché questo è uno che predica il Dio alieno nella Bibbia, è un ufologo, che poi lui lo neghi o non lo voglia accettare o lo voglia nascondere, ma come si dice, sono i frutti che contano, non è quello che si dice, ok?
Se tu vai in giro vestito, che ne so, da pompiere e ti metti a spegnere il fuoco e poi dici no, non faccio il pompiere, beh, oddio, non sa, tu di quello che ti pare, io lì vedo un pompiere, punto. Quindi uno che praticamente dice di non essere un ufologo, ma poi si mette a predicare il Dio alieno nella Bibbia, siamo stati creati da questi alieni, poi questi alieni che ci hanno creato a sua volta ci rapiscono, come abbiamo dimostrato nel video 1 e 2, e ci studiano. Ma insomma, se ci hanno creati, che ci studiano a fa? Oppure, come dicono alcuni ufologi, mi hanno detto ultimamente, che loro non sanno che noi abbiamo l'anima, o non hanno capito l'anima che è dentro di noi, e la vogliono o studiare o rubare. Ma se ci hanno creati, com'è che non hanno capito come siamo fatti? Insomma, alla fine poi più indaghi in questo mondo, più capisci quanto questo è veramente fazioso. Benissimo. Dicevamo, i loro sostenitori, i loro seguaci, appunto di questi che non hanno nessun riconoscimento da alcuna comunità scientifica internazionale, non è che, come dire, anche loro, insomma, si dimostrano alquanto scarsi intellettualmente, non voglio dire tutti, ma comunque la massa sì. Considerate che loro invitano, tra le tante cose capitato, a non studiare la Bibbia. Quindi uno che ti dice che non bisogna studiare, per carità, ognuno studia quello che gli pare, però lo studio è la base, il fondamento della vita. Se tu adesso ti trovi davanti a un computer, è grazie a che qualcuno si è spaccato il cervello a studiare. Se tu c'hai un frigorifero banale, che tu chiami banale, dentro casa, ma lì dietro c'è una scienza incredibile di persone che hanno studiato le macchine, le case, tutto quello che esiste, esiste in virtù di un approfondimento e di uno studio dietro. Qualsiasi cosa, se tu leggi o parli una lingua, è perché hai studiato. Insomma, che poi a te non ti interessi una materia piuttosto di un'altra, questo è un altro discorso, ma non puoi dire alle persone che vogliono studiare non studiare. Tu stai promuovendo l'analfabetismo. Benissimo. Infatti poi dopo loro a sua volta si contraddicono e asseriscono: andate a indagare, ok, non quello che vi dicono, no? Quelli che hanno studiato, i teologi, i dottori, i traduttori, i pastori preparati, i vocabolari lessici scientifici avallati da comunità scientifiche internazionali. No, no, tutto questo non conta, andate da Wikipedia. Non ho capito. Cioè loro invitano le persone, dopo avergli detto non studiate, però poi andate a leggere, quindi anche quello è uno studio. Comunque, andate da Wikipedia. Ah, ecco, dobbiamo andare da Wikipedia. Allora, noi anni fa, tempo fa, in altri video, abbiamo parlato di Wikipedia e abbiamo detto che cos'è Wikipedia. Wikipedia, se tu la utilizzi come un qualcosa di fondamentale, ok, che deve reggere come fondamento il tuo studio, è praticamente un suicidio intellettuale, cioè ti stai intellettualmente suicidando. Perché Wikipedia, te lo dice Wikipedia stessa, se tu entri dentro Wikipedia, ti dice com'è fatta. Praticamente è una comunità mondiale non scientifica che ci può, si può, come dire, può scriverci è un grande dottore e può scriverci anche uno che ha quinta elementare e ci mettono informazione. E l'informazione, ok, è quella che è. Ci sono stati anche degli scandali, nel senso che molto spesso va bene l'informazione, ma molto spesso non è proprio attinente. E le cose le devi sapere tu, e ci sono anche sciocchezze su Wikipedia, anche parecchie, soprattutto in termini così particolari e scientifici come quelli che trattiamo noi del linguaggio biblico, ok, veterotestamentario, siamo in Gen, ebraico antico, e quindi si leggono sciocchezze. Ci sono stati scandali di anche persone, insomma, di un certo rango culturale, scrittori, dottori, scientifici, che hanno loro inserito quello che avevano scoperto, ok, queste sono cose documentate. Dopo averle inserite, sono andati avanti con gli studi, gli esperimenti, hanno scoperto che quello che avevano scoperto precedentemente comunque non era corretto, e quindi andava, come dire, rivista
la teoria, perché voi sapete che la scienza e tutto quanto è piena di teoria. E quindi sono andati dentro Wikipedia, dentro i loro inserimenti, per cambiare, e non gli è stato permesso. E quindi è rimasto l'errore. E questo è uno dei motivi, insomma, ci sono tanti altri motivi. Quindi Wikipedia va bene in modo generico, quindi generale. Tu già hai studiato in facoltà, con libri scientifici, con libri storici, con documentazione, con archeologia, con prove, eccetera, eccetera. E poi, voglio dire, non ti ricordi qualcosa, ecco, vai da Wikipedia, che ne so, facciamo finta. L'America è stata scoperta nel 1492. Mo' facciamo finta che io non me lo ricordassi, fammi un po' andare a vedere. Però più o meno so che stiamo alla fine del 400, quindi qualora mi dicesse il 500 me ne renderei conto. Benissimo. Queste persone, ok? Queste persone praticamente ci dicono che dobbiamo nutrirci di Wikipedia, pensate un po'. Bah. È, insomma, è abbastanza faziosa come posizione, ma dobbiamo nutrirci di Wikipedia, benissimo, ma nutritevi voi di Wikipedia, bene. Quindi, voglio dire, sostanzialmente abbiamo visto quello che abbiamo trattato nei video precedenti e abbiamo visto anche un pochino con chi abbiamo a che fare. Dicono altre cose, tra cui si è sempre detto, ma certo che si è sempre detto, perché la menzogna si è sempre detta, ma non dicono che si è sempre smentita, quindi si è sempre detto, quindi si è sempre detta la menzogna e a sua volta si è sempre detto che era menzogna, quindi diciamola tutta. Benissimo, allora, poi non so se dire vabbè, andiamo avanti. Allora, abbiamo parlato nel video precedente, questo andrà a complementarlo, quindi questo video è complementare a quello precedente. Abbiamo trattato il termine Elohim e abbiamo dimostrato come non è vero che è un termine ambiguo, che nessuno sa il significato affatto, questo non è vero. Quindi il termine Elohim può significare, ok, più cose, tra cui può significare giudici, può significare Dio come inteso il Dio vero, può significare di stranieri, può essere usato per persone comuni, può essere usato per persone importanti, tipo capi, tipo Mosè, può essere utilizzato per magistratura, quindi giudici, e per angeli, per persone che vengono dal terzo cielo, insomma, esseri, insomma, potenti che vengono dal terzo cielo, eccetera, dipende, insomma, come abbiamo già fatto gli esempi nei video precedenti, come quando tu dici vado a farmi un bagno al lago, ok? E se venisse qualcuno e dicesse no, si riferisce al lago per cucire, insomma, è una follia intellettuale, è chiaro, un nome, anche se ha più significati, ok? Si sa perfettamente di quello che si sta parlando, sempre se c'è la quinta elementare, poi se c'è la prima elementare e c'hai, non lo so io, dei problemini, ma guarda che basta essere, anche se sei analfabeta, capisci queste cose, voglio dire, non è che serve chissà che cosa, tanto più se c'è la quinta elementare. Benissimo. Bene, quindi l'ufologia asserisce nessuno sa il significato di questi nomi o di alcuni di questi nomi, tipo El Shaddai, abbiamo dimostrato che non è vero affatto. Abbiamo dimostrato che anche se fosse vero come dicono loro, facciamo finta, e facciamo finta che nessuno lo sa, comunque non cambierebbe niente. Anche facendo finta che fosse vero, quindi non vedo qual è il problema. Ma la cosa buffa che dopo aver detto nessuno sa il significato di alcuni nomi, o nessuno sa il significato del nome El Shaddai, però ci dicono quale non è il significato, ma insomma, ma vi rendete conto a chi seguite? Cioè, tu dici, nessuno sa il significato, però non significa questo, ma se nessuno sa il significato? Cioè, ma intellettualmente,
stiamo veramente, è come uno che si sfracella contro un muro, cioè c'è la distruzione intellettuale più completa. Ma troppi esempi potremmo fare. Bene, la cosa altresì buffa è che citano questi ufologi, ok, un vocabolario, prendono un vocabolario, ok, e citano un termine, dicono, che ne so, olamme, vedete, ho trovato un vocabolario, girano il mondo questi invece che vocabolari, girano il mondo, perché dietro c'hanno un'industria che spinge con centinaia di milioni di euro, di dollari, perché è a livello mondiale questo. Poi non pensate che tutti i film che escono a Hollywood, che spendono milioni, decine di milioni di euro, che parlano appunto di questi temi, perché lo fanno? Perché vogliono fare un lavaggio del cervello alle masse. Quindi dietro c'è appunto questo discorso massonico che spinge con milioni di dollari. Bene. Quindi questi fanno il giro di tutto il mondo per cercare dei vocabolari. E noi sappiamo che i vocabolari, ok, a volte capita che in mezzo al mucchio c'è un vocabolario che magari diverge su tutti gli altri in un punto e magari sbaglia pure. A sua volta ci sarà un altro vocabolario sparso per il resto del mondo che magari diverge su un altro termine ancora dove l'altro non diverge. E così via, insomma, è il giro dei vocabolari, la rotazione dei vocabolari, questo è molto importante. Allora loro che fanno? Loro ti portano un vocabolario che poi ti citano una frase, bisognerebbe leggere quello che dice poi nel contesto, e ti dicono, guardate, è scritto che Olam non va tradotto con eternità, il che è falso, lo abbiamo proprio dimostrato nei video precedenti. Abbiamo dimostrato, abbiamo letto i vocabolari, abbiamo letto i testi originali e abbiamo parlato di tante altre cose, quindi non ci torniamo sopra. E quindi loro dicono, vedete, c'è scritto questo, e vanno in giro con una fotocopia. Bisogna poi leggere il contesto. Poi prendono un altro vocabolario e dicono, guardate quello che c'è scritto qua. Poi addirittura i loro seguaci prendono Wikipedia, quindi ti puoi immaginare quello che esce fuori. Uno che studia con Wikipedia, anzi uno che non studia, che ti dice di non studiare, però ti dice di cibarti di Wikipedia. Insomma, ci manca solo che ti dicono, no, no, leggete Topolino. Lasciamo stare. Allora, cari amici in ascolto, che cosa voglio dire? Che è fazioso. Quindi, se voi ci avete fatto caso, noi abbiamo sempre usato due vocabolari, due. Uno scientifico, eccolo qua, che vendono anche nelle comunità rabbiniche italiane, ed è un vocabolario scientifico. Poi usiamo uno che è lo strong, ok, che almeno quello che usiamo noi è abbastanza generico, non è scientifico come questo, quello che sta in rete è abbastanza generico, però va bene. Comunque lo strong è un vocabolario mondiale. Mondiale, è un vocabolario mondiale. Tu in qualsiasi parte del mondo trovi lo strong. Lo trovi in diverse lingue, almeno le principali, inglese, francese e spagnolo, anzi francese, inglese e spagnolo, perché la prima lingua è il francese, non sto qui a spiegarvelo, non fa parte del tema, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo sempre usato questi due vocabolari. Perché dico questo? Perché queste persone che prendono questo vocabolario e dicono, guardate, Olam, lui dice, non tradurre come eternità, e tutti ridono. Ma non vi dicono che quello stesso vocabolario poi sugli altri termini che loro trattano, Elohim, Bara, El Shaddai, Kavod, Ruach, vabbè, tutti questi termini, non vi dicono che quello stesso vocabolario screditerebbe, qualora lo leggessero, tutta la loro teoria che vanno portando. Quindi voglio dire, sono faziosi da morire. Davanti alla menzogna il cristiano non resta zitto. Quindi, cari amici, che ci scrivete, che ci insultate, che ci dite parolacce, che ci dite che non capiamo niente, ma infatti lo stiamo dimostrando con i nostri video quanto siamo incompetenti. Vedo anche i video, no, che fanno gli altri per come dire, per appunto portare avanti questo discorso ufologico, e dicono menzogna.
Vedo che i loro lavori non sono avallati da nessuna comunità scientifica internazionale. Vedo che fanno le riunioni con dei pseudocristiani che dicono che nella Bibbia non c'è Dio. Gli stessi cristiani, quindi si sono venduti, che addirittura dicono che nella Bibbia ci sono errori ortografici, cioè che quando Elohim è al plurale ed è preceduto da un singolare, ci sono cristiani che in queste riunioni hanno detto no, quelli sono errori grammaticali, cioè stiamo a questo livello, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Quindi fanno la rotazione dei vocabolari. Noi siamo invece precisi, noi vi continueremo sempre a portare questo e o lo strong. E vi facciamo vedere anche come si usa lo strong, ve l'abbiamo già fatto vedere, in maniera tale che noi vi forniamo gli strumenti per poter, come dire, poi indagare con, come dire, con le vostre stesse mani. Noi non vi proponiamo Wikipedia, noi vi proponiamo strumenti adatti, reali, fatti da accademici seri, competenti e con dottorati, ok? Perché per fare un vocabolario, ok, o per andare a tradurre Qumran, anche questi ufologi non potrebbero mai fare, questi il massimo che possono fare è tradurre qualche interlineare, grazie, che ci vuole a fare un interlineare, ti trovi tutta la pappa fatta, quando te sei studiato la grammatica e tutto quanto, ti sei fatto un po' 3-4 anni, ti hai fatto, vatti a fare le traduzioni del Qumran, di tutti i testi, i 10.000 testi, che c'è un mare infinito, non ti prendono neanche con la laurea, ci vuole non solo il dottorato, ma poi devi aver maturato anche una certa esperienza e devi aver raggiunto certi livelli, allora poi ci vai. Cioè non è così, facciamoci a capire. Benissimo, allora, cari amici, poi dicono noi siamo liberi pensatori. Bene, allora vogliamo passare, io prendo la tastiera, vogliamo passare adesso al dunque, è un po' che parliamo. Allora facciamo così, io adesso, ecco qua, ecco, ok, allora in questo momento siamo in registrazione. Ok, allora mi metto qua sotto. Ok, allora se io prendo lo strong e scrivo strong e faccio 1430, eccolo qua, Elohim, vedete? Elohim, apro qui la pagina a fianco, benissimo. Ecco qui, questo è il 430 Elohim, come vedete. Questo è, non è come questo qua. Non è come questo, è più generico, però insomma intanto vi diamo, come si dice, una testimonianza reale. Di certo non stiamo su Wikipedia qui siamo sullo strong. Allora è diciamo come dire generico, qui c'è scritto, vedete, Elohim o Elohim, come vogliate. Già abbiamo spiegato che Elohim non è corretto e che una infinità di rabbini dicono Elohim proprio perché non è corretto. Se volete sapere il perché, vedete il video precedente. E va bene, è un sostantivo, va bene, è maschile, è plurale, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, il singolare è appunto Eloah, anche El è singolare. Ok, qui c'è, diciamo, il significato, ok? Diciamo più preciso, ma siamo in traduzione, vedete? Io sono andato qua, ho fatto traduci, quando traduci te lo traduce in italiano, ma non è preciso l'italiano, quindi grammaticalmente, ok, non è correttissimo, quindi insomma, se no te lo dovrei mettere in inglese, però insomma l'inglese c'è chi lo parla e chi non lo parla, quindi facciamo la traduzione in italiano. Divina, è ovvio che vuole dire divinità, essere divino, eccolo qua. Poi estremamente, ha tradotto male, ok, poi qui Dio, appunto Dio, Dea come deità di Dio, Dei grande, eccolo qua, significa anche giudici, significa anche potente, perché appunto viene da El, che significa questo, l'abbiamo dimostrato nel video precedente, significa anche governanti, ma qui
è tradotto male, inteso come... No, non è tradotto male, però qui più che altro vuole intendere, penso, magistratura, ma comunque anche governanti, perché poi Moshe Rabbeinu era un governante. Ok. Eccetera, eccetera. Benissimo. Poi chiudo qua. Allora, qui ti dice nel Bible occorre quante volte? 2500, ok, appare, eccolo qua. Qui ce n'è un altro, dello Strong sempre. Lo vado ad aprire, eccolo qua. Allora, eccolo qua. Vedete? Allora, qui, no, qui, questo non è Elohim, qui c'è scritto Eloah. Ok, Eloah. Ok. E infatti il 433 non è il 430, è questo qua, eccolo qua, Elohim, appunto, eccolo qua, il 430, eccolo qua, Elohim. Benissimo, appunto, sostantivo maschile, vedete? Dio, vedete, giudice, che giudice si dice Mishpatim, però è giudici, è al plurale. Elohim significa, viene usato anche appunto per nominare i giudici, deità grande, potente. Quando si parla di angeli si dice Elohim, superiore, eccolo qua di nuovo. Per esempio qui c'è scritto Righelli perché ha fatto male la traduzione. Giudici, esseri divini che vengono dal terzo cielo, angeli, divinità, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, ve lo lascio aperto, così intanto vi, che io parlo, gli date una occhiata. Benissimo. E questo è quanto. Il fatto che viene utilizzato Elohim, ok, anche per persone comuni, come abbiamo detto nel video precedente, ok, lo troviamo proprio nel testo, quando tu leggi il testo normalmente, che alcuni dicono l'ebraico antico non significa quello che voi leggete nelle traduzioni, i verbi non significano quello, non è vero niente, è tutto falso, i verbi sono quelli, punto e basta, andare e andare, camminare e camminare, mangiare e mangiare, si dice in modo diverso, ci sono alcune cose più profonde, ma non è che cambiano il contesto, i verbi sono quelli. Non cambia niente, sono tutte sciocchezze, che poi spesso queste cose, perché adesso sono diventati tutti professori di ebraico antico, ci sono persone che si mettono a fare video e si mettono a dire Elohim non significa questo, El Shaddai non significa questo, e Olam non significa questo, Kavod non significa questo, persone che non sanno niente di ebraico biblico solo perché hanno sentito appunto questi liberi pensatori. Infatti loro sono molto liberi pensatori. E poi tutti i vocabolari, i lessici mondiali, lo Strong fatto da persone laureate con dottorati, questi non valgono niente. Un ufologo con il diploma, quello vale, perché ha fatto un interlineare. Che vuol dire? Perché non si fanno approvare i loro lavori da una comunità scientifica internazionale? Non glieli approvano, perché sono ignoranti. E sono ignoranti quelli che li seguono e vanno su Wikipedia a impararsi le cose. Bene. Allora, ci si riferisce anche a persone comuni, ecco, o persone importanti o giudici. Adesso noi vogliamo andare qua. Qua sopra, allora vediamo qui come sto messo. Ok, allora se io vado su la parola.net, eccolo qua, c'entro dentro. Ok, adesso vi stiamo portando con noi a navigare e io vado su Giovanni, ok, Giovanni 10.34. Ok, eccolo qua. Allora Gesù disse. Gesù rispose loro, non è egli scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete di? Qui si sta riferendo al Salmo 82 che poi visiteremo. Quindi voi siete di? Voi chi siete di? Sta parlando col popolo.
Il Salmo, lui, come dire, quando dice, non è egli scritto nella vostra legge, ma scritto dove? Appunto nel Salmo, ok, 82. Se io adesso lo vado a prendere, faccio così, eccolo qua, faccio Salmo 82, eccolo, vedi? Eccolo qua. Tutti siete figli dell'Altissimo, no, verso 6, voi siete Dio, eccolo qua. Voi siete Dio, poi questo Salmo qui lo visiteremo meglio. Allora Gesù dice voi siete Dio, riferendosi a voi il popolo, questo poi lo vedremo meglio. E nessuno ha detto ma che cosa stai dicendo? No, gli hanno dato ragione. Non è che, cioè loro l'hanno perseguitato per altri motivi, non per questo. Quindi, voglio dire, la stessa scrittura ci dice che Elohim può essere utilizzato anche per il popolo, poi vedremo meglio. E può significare anche, non persone comuni, ma giudici. Bene. Abbiamo dimostrato nel video precedente come il pensiero giudaico viene retto non dai rabbini comuni, ma viene retto dai Chachamim. Abbiamo detto che Chachamim è il plurale e il singolare è Chacham, e che i Chachamim sono i savi o i saggi del popolo ebraico. Non è quello che dice tanto un rabbino, che comunque è una persona che si è fatta 16 anni, okay, di scuola per diventare rabbino. Non è che il rabbino ci diventi così. Eppure non sono loro che reggono il pensiero giudaico, sono i Chachamim, i quali sono esperti, ok, in tutto quello che è il giudaismo, la legge, tutto il Tanakh, tutto il Talmud con appunto la Mishnah, la Gemara, la Haggadah, tutto il Talmud di Babli, il Talmud di Yerushalmi, insomma, sono altresì esperti in grammatica di ebraico biblico, esperti, proprio esperti, con decine di anni di studi. Insomma, non è che stiamo parlando di persone appunto che vanno in giro, ok, con un pezzo di diploma. Insomma, siamo a un altro livello. Sono i Chachamim che reggono il pensiero, ok, giudaico. Abbiamo detto che due dei più grandi rabbini che ci ha mai avuto il popolo giudaico, ok, e sono stati Rashi e Rambam. Allora, vogliamo leggere quello che Rashi, ok, levo un attimo questo, quello che Rashi ha detto, ok, riguardo appunto il termine Elohim. Benissimo. Allora, però per fare questo io adesso voglio togliere un attimo questo. Ok. E bloccare qua. Benissimo. Ok, l'ho tolto. In maniera tale che io possa vedere. Benissimo. Allora, vi porto con me con la webcam come facciamo sempre. Prego, seguiteci. Ascolto. Come voi potete vedere, ok, qui abbiamo il commento all'Esodo. Shemot di Rashi, eccolo qui, qui c'è scritto Rashi, ve lo faccio anche vedere dentro, commento di Rashi. Allora, come già vi abbiamo detto, il commento di Rashi, lui ha commentato tutta la Bibbia, ok? Il commento di Rashi viene svolto nel seguente modo, praticamente lui riporta il verso biblico, lo scrive, subito dopo ci mette appunto la spiegazione, molto spesso fa l'analisi grammaticale linguistica, fatto da proprio un accademico, madrelingua, esperto, uno dei più grandi esperti in ebraico biblico che Israele ha avuto, è proprio appunto Rashi, ma non solo. Lui è uno dei tanti, ma insomma siamo veramente con Rashi. Come già detto, lo ripetiamo, è una delle colonne, okay, portanti del giudaismo. Poi c'è Rambam, insomma ce ne sono molti, sono veramente tanti, ma Rashi veramente lo trovi in qualsiasi libreria del mondo che tratta giudaismo. Bene, benissimo. Allora vogliamo vedere
cosa dice Rashi riguardo il termine Elohim quando si riferisce a uomini, in particolare uomini importanti che rivestono, un carattere di magistratura, quindi che sono dei giudici. Bene, vogliamo andare in Esodo 20, ok? Verso 1, vado a cercare, eccolo qua, verso 1 l'altra volta, ok? Lo abbiamo visto direttamente dai testi originali e dal vocabolario scientifico. Questa volta vogliamo vedere cosa dice appunto un Chacham, uno dei più grandi Chacham, un grande linguista, del termine appunto Elohim quando si riferisce non a Dio, non a dei, non a persone comuni, ma a giudici. Questo è il capitolo 20, eccolo qua, e questo è il verso 1 del capitolo 20 di Esodo Shemot. Leggiamo. Il Signore Dio pronunciò tutte queste cose, o tutte queste parole, dicendo, e poi si ferma e comincia a fare, a parlare, a dare il significato e a dire quello che significa appunto anche il termine, perché lui fa l'analisi anche grammaticale, molto spesso lo fa. Infatti tutti quanti i rabbini oggigiorno, e anche i più grandi rabbini, dicono che quando Rashi si mette a fare grammatica è talmente profondo, talmente preparato, che ti spacca il cervello. Cioè, letteralmente ti dicono così. Allora, Rashi dice, Dio pronunciò la parola Elohim, vedi, Signore Dio, tra parentesi, significa questo, in modo molto generico, Quindi pronunciò la parola Elohim. E poi dice, è il termine usato per giudice. Ripeto, è il termine usato per giudice. Quindi Elohim, come già visto nel video precedente, è il termine usato per giudice. Ancora in Esodo 21, quindi vado in Esodo 21, eccolo qua, 21, verso 6, nel video precedente abbiamo letto proprio i testi originali. Adesso siamo e visto il vocabolario, adesso stiamo vedendo cosa dicono i Chachamim, un Chacham. Il verso 6 appunto ti dice, il padrone lo condurrà in tribunale e lo metterà vicino alla porta o allo stipite, quindi gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli così lo servirà per sempre. E poi Rashi rispiega ulteriormente, dice, in tribunale. L'espressione letterale del testo ancora una volta è Elohim, appunto uguale divinità. Qui va tradotto con l'espressione tribunale. Bisogna che il servo si consigli con loro che lo hanno venduto, cioè i giudici del tribunale. I giudici del tribunale. Quindi uguale Elohim uguale tribunale, Elohim uguale giudici. Eccolo qua, abbiamo letto appunto Rashi, commento all'Esodo. Eccolo. Cari amici, noi documentiamo sempre tutto, de certo non ve mandiamo su Wikipedia. Bene, allora, perfetto, questo lo mettiamo a posto, benissimo. Quindi abbiamo visto anche direttamente dalla scrittura, nel video scorso l'abbiamo visto direttamente dalla scrittura, come appunto Elohim viene usato anche per indicare persone non comuni, ma persone importanti, come appunto i giudici. Bene, adesso torno in registrazione e vado a registrare. Ecco, allora, siamo tornati in registrazione, eccoci qua. Torno un'altra volta, eccoci qua. Torno qua, benissimo. Questo lo posso cancellare perché non ci interessa più. Questo anche. Ok.
Questo che è? Ah, questo ce lo lasciamo aperto per dopo. Benissimo. Allora, se io vado in Esodo, proprio Esodo. Allora, eccolo qua, Esodo, benissimo. Allora, siamo in Esodo. Allora, eccolo qua, capitolo 6. Il capitolo 7 di Esodo, guardate che cosa dice. Noi leggiamo: il Signore disse a Mosè, io ti ho costituito per essere in luogo di Dio a Faraone. Quindi tu sarai un Dio per Faraone. Questo è molto importante. E il termine usato nell'originale è Elohim. Questo è molto importante. Quindi, gloria a Dio. Aspettate che voglio vedere una cosa. Allora. Ok, allora, io ti ho costituito quindi per essere in luogo di Dio a Faraone. Benissimo. Allora, gli ufologi, il mondo ufologico dice, vedete, Elohim non significa Dio, perché chiunque può essere Dio, quindi Elohim può significare qualsiasi cosa, quindi non c'è Dio. Beh, no, questo è falso. Elohim non può significare qualsiasi cosa. Elohim ha più significati e sono quelli. E li stiamo vedendo alla luce anche, soprattutto, della parola di Dio. Bene, quando noi leggiamo, ok, nel capitolo 1 della Genesi, che Elohim creò il cielo e la terra, ok, lì non si riferisce a uomini o a marzianini, ma si riferisce a Dio. E lo abbiamo già dimostrato. Perché diciamo questo? Perché praticamente, quando noi leggiamo che Dio creò il cielo, la terra, il sole, i pianeti, le costellazioni, un uomo non può fare questo. Quindi è chiaro che si sta riferendo, ok, a qualcosa che esula dall'essere umano, ma è chiaro, e che ha una potenza infinita, e che tutto questo lo ha creato addirittura dal niente. Poi loro dicono, no, ma non è vero che l'ha creato dal niente, perché comunque le cose già esistevano, perché bara significa, appunto, loro dicono che non significa creare dal nulla. E noi abbiamo risposto, come usando il loro stesso modo di esprimersi, e come loro dicono, facciamo finta che sia vero quello che leggiamo, noi rispondiamo, va bene, facciamo finta che sia vero quello che voi dite, okay? Facciamo finta che sono stati sti alieni a creare tutto questo, non l'hanno creato dal niente, quindi già c'era. Però che alieni, eh? Che alieni che ci abbiamo, che sono riusciti a creare il sole, a organizzare il sole. Nell'universo ci sono migliaia, decine di migliaia, chissà quanti soli, più grande del sole, che illuminano 100.000 volte di più del sole, organizzare la terra, organizzare tutto questo universo, tutte queste galassie, mettere la luna lì, fare tutto questo, salute. Ma è chiaro che è impossibile. E poi dicono, no, ma poi loro praticamente poi muoiono, dicono che muoiono questi alieni, quando nella Bibbia leggiamo che Dio invece non muore, dopo ve lo faremo vedere. Allora la Bibbia o la prendiamo tutta o non la prendiamo tutta. Benissimo, ma di questo appunto poi ne parleremo, ok, un pochino dopo, quando appunto andremo a visitare appunto il Salmo 82. Quindi è chiaro che lì non si sta riferendo a esseri umani comuni e neanche a esseri umani importanti, ma queste cose le abbiamo già viste alla luce della scrittura, mentre invece altre volte si riferisce a esseri angelicali, altre volte a dei stranieri e altre volte appunto a persone importanti, come i giudici e la magistratura. In questo caso il Signore, come abbiamo letto, eccolo qua,
gli dice a Mosè: io ti ho costituito per essere in luogo di Dio a Faraone. Ma perché? Ma se noi lo leggiamo nel contesto, come già detto, eccolo qua, il verso 29 dice: il Signore disse, io sono il Signore, di a Faraone. Quindi il Signore Dio Elohim gli dice di a Faraone, quindi parla a Faraone, re d'Egitto, tutto ciò che io ti dico. Quindi non parlare di tuo, non parlare di tuo, quindi devi dire quello che io ti dico. Ecco perché lui qui poi gli dice: io ti ho costituito per essere in luogo di Dio a Faraone, perché portò la parola di Dio. E non solo, che altro portò Mosè? Che altro portò? Mosè portò il giudizio di Dio, quindi come giudice, perché poi Dio giudicò quella nazione, perché opprimeva 3 milioni di persone, le schiavizzava, le uccideva, le torturava, e quindi erano degli assassini, li giudicò con le 10 piaghe. Ma questa adesso è un'altra storia. Rashi, uno dei grandi sapienti di Israele, esperto in ebraico biblico, ok, dirà la stessa cosa: e sono i Chachamim che reggono il pensiero giudaico, non un qualsiasi rabbino. Che poi ogni tanto si solleva qualche rabbino e dice delle cose assurde, che va contro tutto il loro concetto, il loro popolo, contro tutti i Chachamim. Mi dispiace, quello non lo ascolta nessuno tranne che gli ufologi, che vanno a cercare un dizionario in Alaska, un dizionario in Patagonia, un dizionario chissà dove, nella parte più remota della Cina. Poi vanno a cercare qualche rabbino sparso nel mondo che si è venduto alla massoneria, e poi armano tutto sto puzzle e ti portano una nuova, diciamo, neanche teoria, perché teoria è fargli un complimento, una nuova assurdità fondata su Wikipedia. Pensa un po'. Ma benissimo, cari amici in ascolto. Bene, a proposito che Dio non sarebbe eterno, loro dicono: ma Dio non è eterno. Ah, non è eterno, Dio non è eterno. Okay. Allora, quando io, allora voi ci credete che Dio, cioè voi credete in quello che dice la parola di Dio, su quello che vi fa comodo a voi, no? Perché lì, che ne so, lì è scritto questo, quindi è successo questo, quindi ci credete. Allora prendetela tutta la parola di Dio, non andate a decontestualizzare, perché questi decontestualizzano. Allora, se tu vai a prendere qua, Salmo 90, eccolo qua. Qui dice: il Signore, o Signore, scusate, tu ci sei stato un abitacolo in ogni età. Cioè, in ogni età, da quando esiste l'uomo sulla terra. E poi dice, per precisarlo, tante volte qualcuno non l'avesse capito, tipo qualche ufologo: avanti che i monti fossero nati e che tu avessi formata la terra e il mondo, anzi ab eterno, cioè olam, olam, in eterno tu sei Dio. Cioè, qui praticamente ci sta dicendo, ok, perché loro dicono che gli Elohim non sono eterni e che muoiono, però qui abbiamo, facciamo finta, come dicono loro, ok, che sia vero quello che loro dicono, facciamo finta che siano degli extraterrestri, ma questo contraddice la loro tesi, perché qui avremmo al condizionale un extraterrestre che vive ancora prima che il mondo, la terra e l'universo fosse formato, e voi mi insegnate che la terra c'ha miliardi di miliardi di miliardi d'anni, e poi ci venite a dire che questi Elohim muoiono o che non sono Dio. Ma prendetela tutta la scrittura, è inutile che andate facendo le battutine: ma queste cose si sono sempre dette. Certo, la menzogna si è sempre detta, e ancora oggi continua, come ieri si è sempre smascherata, si è sempre denunciata, ancora oggi si continua a smascherare. Quindi o ci credi nella Bibbia o non ci credi, non dicete sciocchezze. Adesso vogliamo chiudere qua e vogliamo andare qua, appunto, il Salmo 82. Il Salmo 82, se voi ci fate caso,
quando dice appunto voi siete di, nell'originale dirà voi siete Elohim, ok? Poi nel verso 7 dice tuttavia voi morrete come altro uomo. Ma a chi si sta riferendo? Vi abbiamo già detto, e lo continuiamo a ripetere, che chi ha almeno la quinta elementare sa che in un discorso c'è un contesto, in una lettura c'è un contesto, non puoi decontestualizzare. Quindi abbiamo visto che Elohim può essere usato per il creatore, ok? Il creatore, Genesi 1, lì c'è qualcuno che crea e ti organizza tutti sti soli, sto universo, ste galassie. C'è qualcuno che fa questo, che non credo che sia un uomo. Alcuni dicono, no, ma gli alieni ci dicono che se facciamo lo yoga, se applichiamo la New Age, avremo gli stessi poteri di Gesù. Io non ho mai visto nessuno fare yoga, moltiplicare i pani e sfamare 4.000 persone. Altrimenti tutti questi che stanno nella New Age, nell'ufologia, che fanno yoga, eccetera, 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 perché non vanno in Africa a sfamare le persone solamente con la meditazione, moltiplicano il cibo? Cioè, non sono capace a fare questo, penso a creare l'universo o a organizzarlo facendo finta che già c'era la materia. Quindi, Elohim può stare a significare Dio, Elohim può significare gli stranieri, Elohim può significare angeli, Elohim può significare esseri potenti che vengono dal terzo cielo, Elohim può significare persone comuni, Elohim può significare persone speciali tipo capi, Elohim può significare giudici. Qui dice, voi morrete. A chi si riferisce? Dobbiamo iniziare a scartare. Intanto abbiamo una entità, chiamala come te pare, abbiamo visto nel Salmo 90, che vive miliardi di miliardi d'anni, punto numero uno, perché avanti che i monti e la terra fosse formata tu già eri, quindi non può essere questa entità, visto che loro piace usare questo sostantivo, in quanto la massoneria non può dire che non c'è Dio, ma loro chiamano questo Dio, che poi non è Dio, il loro Dio, il Gau, il grande architetto dell'universo, lo chiamano l'entità, appunto, Satana, che loro chiamano malamente Lucifero. Ma non è Lucifero, è Satana, era Lucifero, è morto. Ok, quindi non può essere Dio, abbiamo visto. Ecco. Allora, gli angeli sappiamo che non muoiono, poi se tu vuoi pensare che muoiono, ma fa un po' come ti pare, mo adesso non entriamo nel campo angelicale, ok, quindi ci rimangono gli uomini, che possono essere divisi in tre categorie, uomini comuni, capi o giudici. Vogliamo leggere il contesto, cari amici? E non una frase lì isolata, sola e poi annullare tutto il contesto? Vogliamo leggere il contesto? Salmo 82, Salmo di Asaf. Leggiamo. Il Dio è presente nella radunanza di Dio. Cos'è la radunanza di Dio? La radunanza di Dio è quella che praticamente si riunisce nel nome di Dio. Quando uno si riunisce, un gruppo di persone, per celebrare il Signore, parlare del Signore, è una radunanza di Dio. Chiaro, questo sta proprio nel contesto biblico. Continua e dice, egli giudica in mezzo agli dii. Okay. Chi sono questi dii? Questi Elohim? E dice, verso numero 2, leggiamo il contesto. Fino a quando giudicherete voi ingiustamente? Cioè, cominciamo a capire che qui parla di giudizio e parla di giudizio ingiusto e parla di tribunali ingiusti. E questo combacia perfettamente con la scrittura. Se noi andiamo a leggere la storia degli ebrei nell'Antico Testamento, noi vedremo che loro spesso si sviavano dai cammini del Signore e cominciavano non più a fare giustizia, soprattutto all'orfano e alla vedova. Questo viene molto ripetuto, è molto classico questo. E quindi c'era dell'ingiustizia. E poi dice, e avrete riguardo alla qualità delle persone e degli empi? Poi dice, fate ragione al misero e all'orfano. Fate diritto all'afflitto e al povero, dandogli da mangiare, facendogli giustizia, aiutandolo. Hai mai visto un angelo entrare in una mensa della Caritas e dare da mangiare alla gente? Non credo che qui, quando dice il termine, eccolo qui, il D, si riferisca agli angeli o a chissà chi. È chiaro che si sta riferendo agli uomini, soprattutto ai giudici e a chi comanda. Sono loro che gestiscono poi il popolo e che gestiscono le classi inferiori, anche nel nostro mondo.
o no, o noi siamo strani e diciamo bugie, o siamo irrazionali. Beh, se pensate questo, ma fate pure. Verso 4. Liberate il misero e il bisognoso, riscotetelo dalla mano degli empi. Ah, si sta riferendo a dei dì allora qui. Eccolo qua, si sta riferendo a dei dì o a dei angeli o a dei alieni? Mi sembra che si sta riferendo a qualcuno che ha la possibilità di liberare dalla mano dell'empio il bisognoso e il misero, di fare giustizia. Parla di giustizia, ok? Parla di giudici e di tribunali. Essi non hanno alcun conoscimento né senno, camminano in tenebre, tutti i fondamenti della terra sono smossi. Io ho detto, voi siete dii, voi siete Elohim, voi siete giudici, voi siete persone di autorità, voi siete persone che dovete portare la mia parola. Perché siete dii? Perché il giudice, il tribunale, porta cosa? Giustizia. E cos'è Dio? Lasciamo sta che poi tu dici il contrario, poi ci arriveremo al fatto che Dio non è ingiusto e non è un Dio di guerra, non rientra in questo capitolo. Ok, voi siete giudici, portate la giustizia, siete Elohim, siete dei dii in questo senso qua, perché non portate la vostra giustizia, perché nel bene è scritto, nel complesso, non c'è bene alcuno nell'uomo, scusate, non c'è bene alcuno. Il cuore dell'uomo è nelle tenebre senza Dio, non c'è bene senza Dio. Quindi lo riceve da Dio e poi lo porta agli altri e quindi porta qualcosa che non è suo. In questo senso è come Dio, è come se io mi mettessi a leggere, già l'ho fatto questo esempio, la Bibbia, senza nulla aggiungere, nulla togliere, non è parola mia, è parola di Dio. È come se parlasse Dio, pur non essendo Dio chi parla, ma la parola non è mia, ma è di Dio, perché sto leggendo la Bibbia. E poi dice, voi siete figli dell'Altissimo, appunto, tutti voi morrete come un altro uomo. Sta parlando degli uomini, perché siete uomini comuni e quindi è inutile che continuate a credervi immortali solamente perché avete tanto potere, perché siete giudici, perché siete capi, perché siete arricchiti, perché potete fare cattivo e brutto tempo. Eppure voi morrete come tutti quanti. È inutile che continui a fare il male, che continui ad approfittarti del prossimo, che pensi di poter controllare tutto e tutti. Sei un uomo comune e mortale, morrai come tutti quanti, anche se sei un giudice, un Elohim, una persona importante. Ecco come si taglia la parola di Dio, alla luce di un contesto. Ma tutto questo loro non ve lo dicono. Vi prendono in giro. E siccome voi volete portare avanti una vita immorale, piena di peccato, piena di vizi e di gozzoviglie, gli date credibilità. Bene, con questo abbiamo chiuso questa parte. Chiudo. Ok. Allora, e adesso passiamo all'ultima parte. Okay. Vogliamo passare all'ultima parte. Abbiate pazienza, voglio fare 20. Ok. Ok, volevo fare una cosa. Benissimo. Passiamo all'ultima parte. Allora, l'ultima parte tratteremo il termine Dio. Allora, loro dicono delle assurdità incredibili che proprio denotano un analfabetismo biblico, intellettuale, storico, teologico, ma che dire di più? Proprio non si rendono neanche conto a volte di quanto si spingono, diciamo, nella menzogna, tant'è la loro follia ormai accentuata, e come questa sia impossessata addirittura del loro raziocinio. Quindi queste persone si sono spinte talmente oltre da dire Dio non c'è nella Bibbia. Perché non c'è nella Bibbia? Perché manca il termine Dio. Dio mio, abbi pietà della ignoranza di queste persone. Quindi Dio non c'è nella Bibbia perché manca il termine Dio. Come sostantivo generico, come sostantivo comune. Benissimo. Allora, sapete perché nella Bibbia manca il termine Dio come sostantivo comune generico? Ok?
Perché se ci fosse, allora non ci sarebbe Dio. Se ci fosse, non ci sarebbe Dio. Non ci può essere. Benissimo. Allora, tanto per cominciare, anche tu quando vai in giro e ti presenti a qualcuno, tu non è che gli dai la mano e gli dici ciao, io sono un essere umano, sai? Quello te guarda e dici aspetta, chiama 118, arriva l'ambulanza, ti mettono la camicia di forza e ti ricoverano. Tu non dici questo, si sa che sei un essere umano, ti presenti come una, come dire, essendo tu un essere umano, essendo una persona, essendo qualcuno che esiste, essendo qualcuno reale, ti presenti come? Con una persona, un carattere, un modo di essere, un comportamento, delle azioni e delle parole. O no? O siamo strani noi? O noi vaneggiamo? Mo ci siamo impazziti, mo abbiamo scoperto delle cose proprio, eh? Questo proprio è sulla, è sulla da quello che ancora dobbiamo affrontare da un punto di vista teologico, storico, di quello che è il pensiero dell'ebraismo e giudaismo. Benissimo. Allora, vi voglio insegnare qualcosa che questi ufologi non vi insegnano. Allora, Caldea e Canaan. Caldea e Canaan. Veniva utilizzato, ok, il nome Dio come sostantivo comune o generico con il termine El, Caldea e Canaan, utilizzava per descrivere il sostantivo generico Dio, ok, con la dicitura El, El. Dicitura El, se tu vai sullo Strong, l'abbiamo già fatto vedere, ok? Ve lo voglio rimettere, ecco, lo voglio rimettere. Se tu vai sullo Strong, allora vi do anche il numero, allora, sì, allora, Strong, eccolo qua, 410. Qui c'è in spagnolo, non lo leggiamo in spagnolo per non crearvi dei problemi. Vedi? 410 L, qui c'è scritto L. L, eccolo qua. L. L. Significa diverse cose, ok? La definizione, quella comune, è Dio. Può significare Dio potente, forte, potenza. Qui considerate che siamo in traduzione, quindi diciamo è poco precisa. Sostantivo maschile, breve definizione Dio. Fammi un po' vedere quello che dice invece direttamente nel linguaggio suo. Eccolo qua, vedi, ve lo traduco, ma che quando traduce lui fa pietà e compassione. Allora, in questo caso, come aggettivo poderoso Dios, come aggettivo potente Dio, potente o Dio, quindi Dios fuerte, Dioses, Jehová fuertes, poder, ella, significa lei, facultad, facoltà, favor, fuerza, agas, significa fare, idolos, si capisce, potentados, esseri potenti, sua, ok, el. Quindi si traduce sostanzialmente come Dio. Questo è molto generico, questo Strong. L'abbiamo fatto vedere l'altra volta questo, lo scientifico. Benissimo. Allora, vi voglio dire, la terra di Canaan e la Caldea, ok, utilizzava il termine El per indicare come sostantivo generico Dio. Dio. Arrivano gli ebrei. Gli ebrei che fanno? Acquisiscono alcune cose di queste culture, tra cui molti termini. Prendono il termine El, ok? Però loro hanno un problema, che non intendono assolutamente utilizzare, ok? Un termine generico, ok? Per una persona che non è generica, ma è una persona reale, come Dio,
e quindi prendono questo L e non lo usano come sostantivo generico comune, ma lo usano come un qualcosa che vuole qualificare, un nome proprio. E quindi lo usano sia come nome proprio e sia come, di questo ne abbiamo già parlato, aggettivo qualificativo. Perché qualifica? Forte, potente, onnipotente, infinito. El significa, tra le varie cose, l'abbiamo già visto, significa forte, potente. Ecco perché El Shaddai, questo si aggiunge a El Shaddai, che si traduce anche, significa anche onnipotente, ma di questo ne abbiamo già parlato. Quindi loro prendono perché loro si trovano a dover utilizzare un termine generico per una persona reale concreta, che è infinita, che ha una serie di attributi incredibili, che crea, che può distruggere, che può creare le cose addirittura dal nulla, che è onnisciente, che è infinito, che è onnipotente, che insomma, che è giusto, che qualunque cosa lui può fare, che può predire il futuro per migliaia e milioni di anni. Questo è molto importante. Quindi per il popolo ebraico, per il popolo semitico, per il popolo biblico di allora, il nome era il fondamento della vita, perché quando una persona nasceva, la prima cosa che bisognava fare era mettergli il nome in virtù di un carattere che doveva avere quella persona, perché il nome doveva rappresentare il carattere, la personalità, il modo di essere e anche le azioni future che avrebbe dovuto compiere quella persona. Uno su tutti, Gesù. Yeshua significa salvatore, Gesù è venuto per portare salvezza, punto. Poi ci credi, non ci credi, lo vuoi accettare, non lo vuoi accettare, quello è un affare tuo, bisogna che ci si rispetti. Non è questo, non è il credo che si sta contestando, ma è praticamente la menzogna che si vuol far dire alla parola di Dio. Benissimo. Quindi, tant'è vera questa situazione, ok, che noi vogliamo andare, vado a chiudere, torniamo a laparola.net, eccola qua, e vogliamo andare un po' a correre. Genesi 32.29, eccolo qua. Tant'è vera questa situazione che a un certo punto, lo voglio mettere un po' più basso così lo vedete meglio, Giacobbe lo domandò e le disse: De, dichiarami il tuo nome. Ed egli disse: perché domandi il mio nome? Quindi Giacobbe volle sapere il suo nome, ok, il nome di Dio lo volle sapere, perché conoscendo il nome di Dio avrebbe conosciuto la natura di Dio. Qui a noi ci sfugge questo De. Per esempio, se io vado qua, no? Vado in Torah.it, entro dentro. Noi facciamo le cose insieme a voi in maniera tale che poi voi possiate investigare da voi stessi, non che non dovete studiare o che non dovete investigare. Vado qua, testo della Torah, questo lo chiudo per avere più spazio. Allora, abbiamo detto Genesi 32, eccolo qua. Allora, apro, no, aspetta, io però voglio fare così, così voglio fare, eccolo qua. Allora, lo voglio mettere qua. Poi facciamo un pochino così, verso 29. Allora, 32, eccolo qua. Verso 29. Allora, però attenzione, perché da noi sta nel verso 29, da loro si trova nel verso 30. No, sì, nel verso 30, eccolo qua, perché a volte capita che praticamente il Tanakh ebraico, ok, è un pochino divergente con i versi, però poi dice sempre le stesse cose, però invece di dirlo da noi nel verso 29, loro dicono nel verso 30, non cambia niente.
Ok, allora Giacobbe interrogandolo disse: dichiarami di grazia il tuo nome. Nell'originale dice, allora, eccolo qua, qui non lo posso selezionare perché questo non me lo fa selezionare, questo sì però. Allora, qui dice, va ishal, Yaakov, ok? Vayomer, eccolo qua, Vayomer, non mi fa selezionare sem, niente, Bagida, na, shemecha. Quindi questa espressione na è importantissima, eccola qua, non me la sta facendo selezionare, la voglio mettere un po' più qua, eccola qua, questa cosa qui, eccola qua, verso 30. Che sarebbe, dove sta? Allora, eccolo, Yaakov, Shem, Hanakom, ho perso il verso, allora, eccolo qua, questo. Allora, la metto un po' più bassa così la vedete tutta. Eccola, posso selezionare solo questo, questi non me li fa selezionare a quanto pare, mi fa arrivare fino qua. E questa qua, na. Quando in ebraico tu leggi questa espressione, na, è come dire, è una esultazione di forza. Or su, ecco, e via, e dai, ehu, yuhu, cioè cose molto forti, ok? Quindi, tornando al verso, nella nostra traduzione, che la capiamo meglio, quando dice Giacobbe lo domandò e gli disse, dichiarami il tuo nome, qui c'è questo na, che è fortissimo, come dire, me lo devi dire perché è una cosa importantissima. Quindi lui qui sta facendo una richiesta in una forma molto forte, molto incisiva, perché il nome è qualcosa di importante. Non, nel concetto giudaico, biblico, ebraico, non c'è il nome generico Dio, non ci può essere, perché Dio è una persona e ha un nome e degli attributi, e questo nome a sua volta non sono tanto dei nomi quanto degli aggettivi qualificativi. E no, il nome di Dio non ci può essere, loro ce l'avevano volendo, l'avevano preso il termine El, che come già detto nella lingua caldea e cananea significava Dio in modo come sostantivo comune generico, non lo hanno voluto quel sostantivo generico e lo hanno convertito in un aggettivo qualificativo e nome proprio di persona, perché Dio è una persona e si presenta come una persona, come con un nome, con un carattere, con una volontà, con delle opere, quindi con delle azioni e con dei risultati di potenza e di onnipotenza e di onniscienza. Andiamo in, a proposito di onnipotenza, e sì, Esodo 6.3. Eccolo qua. Esodo 6.3, ne abbiamo già parlato, andiamo a correre. Io sono il Signore. E dice, apparvi ad Abramo, Isacco e Giacobbe sotto il nome di Dio Onnipotente, che significa il Shaddai. Però qui lui stava per fare un qualcosa di molto forte, di formidabile, e quindi stava per presentarsi a tutto il popolo di Israele, all'unanimità, come farà appunto nel Monte Oreb, stava per liberarli, erano circa 3 milioni di persone, dalla schiavitù, stava per fare un'opera gloriosa, stava per manifestarsi a tutto Egitto, stava per presentare una sua potenza infinita, e quindi si cambia il nome e dice, io mi sono fatto conoscere come il Shaddai, Dio Onnipotente, ma non fui conosciuto da loro appunto con il nome Yahweh. Nell'originale c'è scritto Yahweh. Ecco qui il nome importantissimo. Ora non entriamo sul fatto che comunque si era fatto conoscere, troviamo il nome Yahweh prima di questo, ma perché c'è una Trinità? Perché El Shaddai noi sappiamo che è riferito a Gesù,
e Gesù, però allo stesso tempo è pure Yahweh, perché è vero che sono più persone, certo. Ecco perché Elohim è al plurale, perché sono più persone, ma non sono 2000 persone, sono 3. Nel discorso biblico c'è una pluralità divina che la si evince dalla Genesi all'Apocalisse nel contesto, che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Poi che tu non ci credi, che tu non lo voglia accettare, quello non lo discutiamo. Noi non discutiamo il fatto che gli ufologi non accettino o non credano. Noi discutiamo il fatto che gli ufologi vogliono far dire alla Bibbia quello che non ha detto, punto. Non è giusto, non è corretto, quindi voi avete il diritto di dire la menzogna, noi abbiamo il diritto di dire la verità. Quindi, andiamo avanti per farvi vedere che il termine generico nella Bibbia proprio non gli c'entra in testa, nell'Antico Testamento. Giovanni 17, Giovanni, punto, 17, 6, eccolo qua. Gesù dice: io ho manifestato il nome tuo agli uomini. Vedi, il nome tuo agli uomini. Quindi il nome di Dio è tutto, è il nome che a loro interessava. Non è che tu andavi da un ebreo e gli dicevi: sai che c'è Dio? Ma Dio è personale. Loro ti rispondono: noi lo conosciamo, ci si è manifestato a noi nel monte Horeb. L'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, ci ha lasciato una infinità di profezie. Ma mica ci abbiamo bisogno che tu ci dici che c'è un Dio. Noi lo conosciamo per nome, personalmente, come persona. Giovanni 20.31 dice: queste cose sono scritte a ciò che voi crediate, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e a ciò che credendo abbiate vita nel suo nome, cioè nella sua persona. C'è un nome, c'è una persona, non c'è un qualcosa di generico come nelle culture pagane extrabibliche. Fatti 3.16. Dice che per la fede nel nome di esso venivano fatti grandi miracoli. Lo potete leggere, non ve lo leggiamo per motivi di tempo, ce l'avete davanti. Grandi miracoli. Quindi noi vediamo che la gloria della persona di Dio operava e opera in concomitanza del pronunciare il suo nome e quindi del credere in lui come persona e quindi nel suo nome, perché è una persona. Lo ripete in Fatti 4.10 e 4.11. Eccolo qua. Sia noto che tutta Israele, questo è stato fatto nel nome di Gesù. Ecco perché Gesù Cristo dirà: tutto quello che voi chiederete al Padre nel nome mio vi sarà fatto. È il nome, non il concetto di Dio. Chi dice nella Bibbia non c'è il nome Dio, intellettualmente parlando, non ho termini per definirlo, cioè siamo veramente a livelli molto, molto, molto scarsi, molto bassi. Per esempio, il fatto che il nome doveva rappresentare il carattere della persona, la situazione, le aspettative, la vita futura, lo vediamo in tutti i nomi della scrittura. Quando noi abbiamo poco materiale su un personaggio, risalendo al nome noi capiamo anche il personaggio. Per esempio, noi abbiamo fatto un video dove abbiamo parlato del profeta Giona e, risalendo al significato del nome del padre, abbiamo capito chi era Giona e lo abbiamo dimostrato nel video. Vedi, per esempio, Eva significa vita, Edom significa rosso, Noè significa riposo, perché poi si riposarono, Zorobabele significa nato in Babele. E il nome era talmente importante per l'uomo, quindi figuriamoci per Dio, qui siamo nell'uomo, che quando cambiava la persona, quando cambiava il carattere della persona o quando cambiava la situazione della persona, automaticamente doveva cambiare anche il nome. Uno su tutti: Naomi disse: non mi chiamate più Naomi, che significa mia dolcezza, ma chiamatemi Mara, cioè amarezza. Abramo, Dio stesso gli cambiò il nome e gli disse: non sarai più chiamato Abramo, sarai chiamato Abraham,
che significa padre di una moltitudine, eccetera. Sara gli fu cambiato il nome perché cambiò la situazione e fu chiamata Sara. Giacobbe Ersola, a Roma diciamo il sole, il soppiantatore, gli cambiò il nome. E come lo chiamò? Lo chiamò Israele, colui che lotta con Dio. Vi voglio far leggere, ve lo vado a mettere, Apocalisse 3.12, eccolo qua, 3.12 Apocalisse dice: chi vince, io lo farò una colonna nel tempio mio, egli non uscirà mai più, scriverò sopra di lui il nome dell'Iddio mio, 1, il nome della città dell'Iddio mio, 2, quindi della nuova Gerusalemme, la quale scende da presso all'Iddio mio, e il mio nuovo nome, 3, cioè noi avremo nel cielo scritti, ok, scritti sopra di noi 3 nomi. Ecco perché Dio ha molti nomi, perché la nobiltà, anche ai nostri giorni, quando tu c'hai diversi nomi, ti dicono che sei nobile, tanto più è Dio. Ecco. Quindi noi avremo 3 nomi, quindi no, se tu vai a cercare il termine generico Dio come sostantivo comune, ma intellettualmente non hai capito niente, non conosci la storia, non conosci il giudaismo, non conosci il linguaggio biblico, non conosci la storia dei semiti, non conosci la storia di quei tempi, non puoi insegnare Bibbia, non puoi fare queste cose, è impossibile. Cari amici in ascolto, noi vi mostriamo la scrittura alla luce di un contesto, alla luce del linguaggio originale. Abbiamo guardato questo, abbiamo letto i testi originali, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so che altro dobbiamo fare di più. Comunque, qui non si tratta di voler avere ragione, qui si tratta che la verità è la verità, punto e basta. Non c'è una via di mezzo. La fede non è cieca, affatto. Dio esiste e lo si può dimostrare in virtù di due situazioni. Una è il creato, due è la parola di Dio, che dimostra che c'è Dio, perché adempiere decine di migliaia di profezie in quella maniera a distanza di millenni è impossibile. Solamente con 4 profezie esaminate, e ce ne sono decine di migliaia, 4 profezie esaminate, la casualità, questa fatta da una università, fatta da centinaia di studenti che non erano neanche cristiani, la casualità che queste 4 profezie si adempissero, una era Tiro, un'altra era le 70 settimane di Daniele, vabbè, eccetera, eccetera, la casualità che furono il più bassi possibili nell'esaminare le varie situazioni, perché appunto la maggior parte non erano cristiani, alla fine sommando tutte, facendo l'operazione, la casualità che queste 4 profezie si adempissero era pari a, cioè il fatto che si fossero adempiute per caso era pari a un 2 seguito da 18 zeri. Tradotto, poi il professore lo, perché era una facoltà di matematica, lo tradusse e disse: è praticamente è come se io prendessi questo 2 seguito da 18 zeri e lo convertissi in moneta, con questa moneta ci potrei coprire tutto lo stato del Texas degli Stati Uniti, tutto, e non solo, per una profondità di 12 metri, e non solo, poi ci metto una persona, vai dove vuoi, e non solo, poi gli dico, bendo gli occhi di questa persona, e non solo, gli dico: quando prenderai la monetina, perché devi prendere una monetina con una X, se fosse un caso, una probabilità, devi prendere quella giusta alla prima occasione. Praticamente non c'è casualità, Dio esiste, punto e basta. Tanto più che la Bibbia non ha solo 4 profezie, ma ce n'ha decine di migliaia, e solo quelle che riguardano l'avvento del Cristo sono circa 330, altro che 4. Quindi un altro matematico fece una operazione che noi non siamo capaci di fare perché non siamo matematici, di quale sarebbe, diciamo,
il risultato matematico se queste 330 profezie si fossero adempiute tutte 330 per caso, ha tirato fuori praticamente una cifra che ha detto pari a tutto l'universo. Cioè la nostra mente addirittura si perde. E poi dicono la fede è cieca. La fede negli alieni è cieca. La fede nella massoneria è cieca, è satanica. Ma la fede nell'Iddio vivente non è cieca, è reale. La fede, poi fede significa conoscenza, studiate meglio, imparate meglio le cose. Bene cari amici, questo è stato il video. Credo che con questo video dovremmo andare a finire un po' i termini, no? Tanto con questi pochi termini che abbiamo illustrato abbiamo smontato praticamente tutta la loro baracca. È inutile mettersi in altri termini tipo Ruach, Kavod, basta, con questi pochi abbiamo già distrutto tutto. E adesso, prossimamente, se Dio vorrà, cominceremo un attimino a parlare se veramente, come dicono loro, sarebbe un Dio di guerra, di uccisioni e un Dio violento. Vediamo, confrontiamoci. Come dire, se siete buoni, ve lo dico alla romana, fate un video. È il fatto che è un po' difficile fare video, no, video lo può fare chiunque, anche un analfabeta, il problema non è il video, che qualcuno te può fare, ma è quello che si dice nel video. Prendi parola per parola di quella che diciamo noi e smontala come facciamo noi con loro, con gli ufologi. Noi prendiamo parola per parola, loro hanno detto questo, ok, non è così perché? Per questo. Poi, startup parola, loro hanno detto questo e questo. Benissimo, non è così perché? Per questo. Bene, poi, lavori approvati, comunità scientifica qui? Sì. Comunità scientifica internazionale qui? No. Benissimo. Quindi, si scarta, punto. Poi, che cosa significa questa parola nel linguaggio originale? Significa questo. La maggior parte delle persone non possono fare questo, si pretendono, come dire, si presentano come persone che vogliono insegnarci l'ebraico e ci dicono persone normali nel web, questo nella Bibbia, i verbi non hanno il significato, cioè ma cose, persone che neanche l'italiano conoscono, neanche l'italiano e ci vogliono dire a noi quello che significa i verbi, i sostantivi e le domande come vengono formulate, tipo col mi, anche la che viene usata per fare le domande, però ci deve essere il dagesh e deve essere accompagnata da un verbo, insomma tutte queste regole sono regole normali, sono un po' a volte le regole sono diverse dalle nostre, ma i verbi, i sostantivi e tutto quanto sono uguali. Cioè, voi non avete la competenza per parlare. Fatela finita di dire le sciocchezze. Piuttosto, non dite no, studiate. Allora studiate e che Dio vi benedica. Abbiamo finito. Allora, non la vogliamo fare più. Più lunga, vado a chiudere. Ok, benissimo. Allora, cari amici, noi abbiamo finito. Grazie per averci seguiti. Ci vediamo al prossimo video, a Dio piacendo. E che il Signore vi benedica. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Shalom.